Sedersi davanti ad un microfono e poter parlare, raccontando storie che viaggiano per l'etere e raggiungono centinaia, migliaia o milioni di persone, è un sogno che per anni è stato possibile solo grazie attraverso la radio. Al giorno d'oggi, grazie all'introduzione e alla diffusione sempre maggiore di quello strumento che va sotto il nome di podcast, chiunque ha la possibilità di creare un proprio programma e diffonderlo in tutto il mondo a costo quasi zero. Dico quasi zero perché ci sono dei costi che sono indispensabili per l'attrezzatura di registrazione e per la piattaforma su cui andremo a caricare il nostro podcast. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'attrezzatura. Tutto quello di cui abbiamo bisogno sono un microfono attraverso cui parlare e un registratore per registrare la nostra voce. È possibile registrare direttamente attraverso il computer oppure dotarsi di un registratore esterno che di solito offre una versatilità maggiore e anche una qualità maggiore. L'importante è avere un numero sufficiente di microfoni per le persone che parlano, quindi se saremo da soli basterà un microfono, se invece prevediamo di fare delle interviste abbiamo bisogno di avere almeno un altro microfono per la seconda persona che interverrà. Se abbiamo più ospiti avremo bisogno quindi di più microfoni. Ci sono microfoni e registratori da tutti i prezzi, ci sono microfoni USB che si possono appunto collegare direttamente al computer che costano anche solo qualche decina di euro fino ad arrivare a qualche centinaia. Generalmente possiamo dire che un range per avere dei microfoni decenti va dai 50 ai 200 euro. Siccome l'attrezzatura è davvero vastissima, per semplificare un pochino le cose, vi mostrerò quello che utilizzo io. Sono partito dal fatto che possedevo già un registratore esterno di una discreta qualità, uno Zoom H5 con due ingressi separati XLR, che mi davano quindi la possibilità di registrare due microfoni su due canali diversi, ovvero in modo indipendente l'uno dall'altro. In questo modo ogni microfono può essere regolato in modo autonomo e soprattutto in fase di post-produzione andremo a lavorare su due tracce separate. A questo punto, avendo già il registratore, mi sono orientato per acquistare due microfoni con uscita XLR, ovvero le due uscite bilanciate professionali, che avessero un buon rapporto qualità-prezzo e la mia scelta è ricaduta sulla popolarissima marca Rode, che offre davvero delle buone soluzioni per amatori e non a dei costi contenuti. La cosa importante da tenere presente è di scegliere un microfono di tipo cardioide, ovvero quel tipo di microfono che se si registra in un ambiente non trattato acusticamente, come può essere una normale stanza di casa, ci aiuterà a ridurre echi e rumori e avrà una resa migliore e più piacevole per chi ascolta. Nel mio caso ho scelto due microfoni diversi ma con caratteristiche molto simili adattissimi all'uso podcast, il Rode Procaster e il Rode PodMic. Per migliorare la resa dei microfoni un altro semplice accorgimento davvero molto economico ma molto funzionale è quello di dotarsi di un filtro antipop. Questo può essere di due tipi, o una retina che si mette davanti al microfono oppure una spugnetta che si mette proprio sopra al microfono, e queste hanno lo scopo di ridurre quei suoni fastidiosi che sono spesso quei suoni esplosivi tipo le B e le P che spesso vengono appunto pronunciate e danno veramente un suono poco gradevole. Con questo piccolo accorgimento invece la qualità dell'audio migliorerà di molto. Un ulteriore investimento che ho deciso di fare in un secondo momento è stato quello di passare del mio Zoom H5 a un registratore esterno dedicato ai podcast. Sto parlando del Rodecaster Pro, quindi sempre della marca Rode, e si tratta di una console, una specie fondamentalmente di mixer a 4 canali, quindi a cui si possono collegare ben 4 microfoni, e che offre davvero tantissime funzionalità e tantissimi comandi per semplificare la registrazione dei podcast, quindi renderla più snella, più veloce, ma anche per migliorare il suono, la qualità e avere tantissimi controlli in più su quello che si va a registrare. A differenza del registratore Zoom, il Rodecaster offre 4 ingressi con 4 uscite cuffie, in modo che ciascun ospite possa sentirsi in cuffia, e presenta anche la possibilità di registrare con Bluetooth via telefono e con una linea esterna. Per me questa cosa opzionale è fondamentale, in quanto diverse delle mie puntate sono registrate con ospiti che non hanno la possibilità di essere fisicamente vicino a me, ma devono essere fatte in remoto.
Questo strumento mi offre quindi tutta la flessibilità di cui ho bisogno e tantissimi strumenti molto potenti per migliorare la qualità di registrazione e controllare il suono. I controlli sono davvero semplici e intuitivi e offre la possibilità di avere sia tutte le tracce separate sia in una traccia già unita nel caso non si voglia perdere tempo in post-produzione, ma sia sufficiente la registrazione diretta. Una volta registrato il contenuto della nostra puntata, abbiamo spesso la necessità di passare ad una fase di post-produzione e di editing. Vuoi perché dobbiamo tagliare delle parti che sono sbagliate, vuoi perché dobbiamo magari aggiungere delle musiche, degli stacchetti, la nostra sigla, o magari semplicemente per migliorare un pochino la qualità della traccia. Ci sono diversi programmi e ci sono alcuni programmi professionali che sicuramente chi lavora con l'audio utilizza e conosce, ma che hanno anche un costo non indifferente. Per fortuna c'è anche un programma molto interessante che utilizzo anch'io e che è totalmente gratuito. Sto parlando di Audacity, che è appunto un software che è possibile scaricare gratuitamente dal web e che davvero offre tantissimi controlli e possibilità per andare a lavorare sulle nostre tracce audio. È un programma del quale si trovano tantissimi tutorial online e quindi è davvero molto semplice anche cominciare a lavorarci, anche per chi non conosce niente di audio. E sicuramente offre tantissimi strumenti sia per l'amatore sia per il podcaster più evoluto. E io lo uso, devo dire che è veramente molto comodo e molto funzionale. E sicuramente mi ha fatto risparmiare davvero molti soldi e il risultato però è davvero molto buono e interessante. L'ultimo passaggio che ci serve dopo aver registrato il nostro podcast, la nostra puntata e averla editata con Audacity è quella di diffonderla nell'etere e spararla appunto a tutte le piattaforme di podcast. A differenza di video, a differenza di YouTube, infatti il mondo podcast funziona leggermente diversamente. Quindi non si carica direttamente la puntata sulla piattaforma di podcast, non andremo a caricarlo direttamente su Spotify o su Apple Podcast, ma ci sono delle piattaforme che ci fanno da hosting, quindi che archiviano e che tengono le nostre puntate e che le diffondono con dei feed a tutti appunto le principali piattaforme per ascoltare i podcast. Ce ne sono tantissime, ce ne sono diverse, italiane e non. Le più famose sono ad esempio Buzzsprout, Podbean, Spreaker, ce ne sono molte e variano ovviamente di funzionalità e soprattutto di prezzo. Infatti purtroppo, a parte di solito qualche piccola offerta iniziale per un tot di minuti o un tot di puntate, poi bisognerà opzionare un abbonamento solitamente per una di queste piattaforme. Quale sia la migliore è un po' difficile a dirsi, dipende soprattutto dal tipo di programma che si fa e soprattutto dalla lunghezza, quindi dovete guardare un pochino quali sono i costi, le tipologie di abbonamento e cosa vi offrono. Nel mio caso io faccio puntate di podcast abbastanza lunga, circa un'oretta, e quindi mi serviva una piattaforma che mi desse la possibilità di registrare un contenuto abbastanza lungo a un prezzo abbastanza buono. Ho optato per Podbean e costo dell'abbonamento che pago io è circa di 10 euro al mese, quindi è ovviamente un costo gestibile, tutto sommato, non indifferente, ma comunque supportabile. Poi ovviamente dipende dal budget di ciascuno, però ecco, il mondo di queste piattaforme è molto variegato, per cui guardate un pochino tutto quello che possono offrire e poi capite quale piattaforma fa per voi. Una volta quindi caricato la nostra puntata sulla piattaforma che vogliamo, questa verrà diffusa a tutte le altre piattaforme, a tutti i sistemi di ascolto di podcast, quindi in un colpo solo arriverà su Spotify, su Apple Podcast, su Google, su Samsung, su tutte quelle che sceglierete di diffondere. Naturalmente è importante impostare il podcast, creare una copertina che identifichi il nostro programma, dare una descrizione sia del programma e poi sia di ogni singola puntata. Questa quindi era una piccola panoramica di come creare il nostro podcast, di quello che ci serve, dall'attrezzatura di base al programma
software di editing e alle piattaforme su cui poi andare a caricarlo. Ovviamente non si può parlare in dettaglio di tutto quanto perché sennò diventerebbe un video davvero lungo, però era per dare davvero una piccola panoramica di come funziona un podcast, per cui se avete desiderio di lanciare il vostro programma davvero è molto molto più semplice di quello che può servire. L'importante è avere tanta passione, perché come tutte le cose è facile appassionarsi all'inizio, ma poi diventa sempre più difficile andare avanti. Vedrete però che vi darà grandissima soddisfazione. Secondo me il mondo podcast è davvero molto bello. Vi invito, se non lo conoscete, non l'avete ancora fatto, ad ascoltare il mio podcast che si chiama Parliamo di Asia e che racconta l'Asia, l'Oriente, attraverso delle chiacchierate con chi in Oriente ci vive o ci ha vissuto. Per questo è tutto, io vi ringrazio. Se avete trovato la puntata interessante, vi chiedo di mettere un bel mi piace, e se siete interessati a vedere altri video come questo, potete iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video e per aiutarmi a supportare questo piccolo canale. Per questo è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, ciao!